In Sicilia, mogli abbandonate, spose gravide, figlie ripudiate o sfuggite all'emarginazione si riunirono in una casa ai margini dell'abitato e lì iniziarono a condividere una vera esperienza comunitaria. Era il 1600. Vennero chiamate le streghe di Lenzavacche. Furono però fraintese, bollate come folli, viste come corruttrici e istigatrici del demonio. Se ne parla nel libro scritto dal magistrato siracusano Simona Lo Iacono, finalista del premio Strega 2016. Un bel dono, un'occasione veramente di grande gioia, di condivisione anche con gli altri autori finalisti. Una bellissima soddisfazione, un bel percorso anche umano, spirituale, molto bello, molto intenso. Le tematiche sono certamente forti, nel senso che è un libro sulla diversità, sull'emarginazione, sulla tutela dei piccoli, dei deboli e quindi insomma effettivamente affronta dei temi a me molto cari e di grande impatto. Fatto anche emotivo e quindi speriamo che possa avere fortuna e che possa fare un bel percorso. Il volume è stato presentato nei locali della libreria Mondadori di Gela. L'iniziativa è stata introdotta da Lina Orlando. A relazionare sul testo è stato il dirigente scolastico Sandra Scicolone. Alcuni brani sono stati letti dall'attrice teatrale Maria Giannone. Presentare un libro come Le streghe di Lenzavacche di Simona Lo Iacono è un'esperienza importante. Importante non solo per chi è stata insignita insomma, di accompagnare la scrittrice in questa chiacchierata, ma anche proprio per Gela, perché questa è una scrittrice che ha un passato e un presente molto ricco, molto particolare. È una donna, un magistrato, che scrive per passione e che ha scritto un libro veramente mirabile, dai contenuti profondi, che affronta nel tema dell'amore, della pietà, della disabilità, dell'ignoranza che circonda tutto ciò che è diverso. Ambientato in una Sicilia ancestrale o quasi, sebbene negli anni 30, ebbene una donna, magistrato e scrittrice che con questo libro può sicuramente raggiungere grandi risultati.